Adesso abbiamo i The Dice, The Dice o The Dice o The D, però c'è scritto The Dice, io dico anche come si pronuncia, ok? Bene. The Dice, lo sapevo. Deduco che cantiate in inglese. Sì, noi cantiamo in inglese, sì. Di dove siete? Siamo di Ferrara. Da Frara cantivi in inglese, ma perché? Sì, ma siamo così, siamo internazionali, dai. Ben con la salama al succo, la roba lì, maial. Quella la mangiamo comunque, anche se... Vabbè, purtroppo, sono vegetariano, quindi, però va bene. Senti, e che musica fate? Bella sta chitarra. Visto? Noi facciamo, diciamo, rock and roll, stile un po' californiano, così. Stile quale? California ce n'è tanto. È vero, infatti, beh, direi il nostro stile, quindi... Ho capito quale di California, chi ti ispira? Ma ragazzi, ad esempio i Vaccines, oppure anche i Kings of Leon, diciamo come genere, però è un pochino personale, ecco, quindi... No, ma mi sembra giusto che a Ferrara c'è una tradizione californiana, cioè, giusto? Abbiamo i lidi anche noi, del resto. Avete i lidi, avete... loro hanno, che ne so, Baywatch, voi cosa avete? Noi abbiamo... Il Lido Estensi. Noi abbiamo le zanzare qui dalle nostre parti. Ci sono degli altri ragazzi qua di Ferrara che stanno ridendo le battute su Ferrara, ovviamente. Quindi... Ah, ma so che c'è un altro gruppo di Ferrara. Allora, come si chiamano i brani? Allora, il primo brano si chiama Before I Fell Down. E il secondo Before si... I Fell Down. A prima che io cada. Esatto. E il secondo si chiama Streetlights. Ok, senti come già cambiano, è più di Ferrara. Prima parlava Maiara, Before I Fell Down is Street Life. Allora, The Dice, Fiat Music. Thank you.
scratches and a barking dog in a dog. Grazie a tutti, Sammy the Dice. Allora, leggo un po' di... ti piacciono? Sì, sì. Ma ti piacciono tutti? A me i musicisti e la musica tutta, poi ognuno c'ha una cosa particolare. No, in realtà sono anche una selezione. Voi pensate che solo all'inizio ci sono arrivati 1200 brani e dopo che abbiamo annunciato il progetto... Dobbiamo ancora oggi, tutt'oggi, ieri lui e Filo si mettevano là, un altro di qua, cioè ascoltavamo brani in continuazione. Comunque i ragazzi ci sanno andare, mi piace, Umberto Frani, molto bravi, pienezza nel sound anche se non è il mio gusto, Mauro Cipri. Buoni per il 1° maggio, Sascia Putrino. L'origine non è comunque da originalità, al momento dinamicamente i migliori addirittura. Tilde Parisi sono monotono, ma qui sono proprio bravi. Dite che tu sono bravi tutti. Beh, rock and roll, pensa di poter trasmettere questa potenza in lingua italiana. Gruppone questo, Isabella Odorici. Figo, un po' di ritmo, bravi. Sto ballando sul letto, Pietro Daniele. E poi dopo vedi che la falcata è sempre la stessa, beh, anche se di Ferrara non c'è nulla. Bravi, peccato cantino in inglese. Wow, siete bravissimi, il batterista ha una marcia in più, dicono, molto punk, eccetera. Beh, punk qui non c'è molto, comunque non ricordo il nome di questo, erano The Dice, The Dice,
Quindi poi dopo chiaramente un'altra cosa è Fiat Music, Antonello Musso, Fiat Music è già un successo, spazio che ha qualcosa da dire, spazio a chi fa musica con il cuore, spazio ai Carbonari. Red è una persona che è la persona che è accanto, per me il più grande di tutti, umile, vero, merita stare lì e merita averlo accanto. Sto parlando di Fausto Mesolella, quindi questo sei tu, Fausto. Allora Fia, dimmi. No, una piccola considerazione mentre si preparano, no? Tutti quelli che si sono esibiti fino adesso. Innanzitutto l'ultimo gruppo, il primo pezzo specialmente, potrebbe essere tranquillamente la sigla, per esempio, di un programma che si chiama iCarly. Non so se l'hai mai visto. Come? iCarly. È una cosa di un college americano, dove vanno i ragazzi. E ti dà esattamente l'atmosfera delle cose che fanno loro.